bisogna tenere conto di quando io ho cominciato questo mestiere. È stato per puro caso, perché io lavoravo in un'azienda che vendeva macchine per fare il formaggio, non avevo nulla che fare. Però avevo un'amica, per arrivare al giorno, avevo un'amica che era segretaria del giorno, una delle segretarie del giornale. Siccome dal giorno si era licenziata l'unica donna, che era Delia Cambria, e si era licenziata per solidarietà con la, licenziamento del direttore, ed è stata l'unica giornalista, l'unico giornalista, perché nessuno dei 300 maschi del giorno si licenziò, e quindi avevano bisogno di una cosa simbolica, cioè avere una femmina in redazione, cosa che il Corriere non aveva. Allora avere una donna su 300 uomini era una roba di parità, democrazia, eravamo tutti uguali. Però mi assunsero come segretaria, non come giornalista, facendomi fare la giornalista. Il mio mondo, io non avevo collaborato con la notte per fare, non so, la mostra dei cani, delle robe assurde e pagate tantissimo, mentre intanto facevo il lavoro di biglietto. Vabbè. Allora, il mio metodo, non sapevo, era un mestiere che non sapevo più, non avevo neanche studiato, per cui il mio metodo è stato l'antica, antichissimo metodo delle donne per sopravvivere, e cioè l'ipocrisia. Cioè, ho cominciato, ahimè, con le maschi che mi guardavano un po' disgustati, a dire, ma che bello, sono meraviglioso. Si potresti aiutare, io mi guardo, non capisco nulla. Però oltre a questo mi è capitata una cosa che non c'è più, e cioè il vice direttore, che era un giornalista bravissimo, ogni volta che io gli consegnavo un pezzo di cronaca lo leggeva e lo stracciava. È arrivato a stracciarmi un pezzo quattro volte, quindi lo stesso pezzo. Quindi sono stata costretta, anche da questa cosa, a imparare perlomeno come si mette insieme un giornalista in modo, un articolo in modo che la gente lo lega sino in fondo. Ecco, quindi io sono molto grata a me stessa per aver usato l'ipocrisia, che secondo me le donne hanno abbandonato sbagliando, e soprattutto questo vice direttore che mi ha proprio insegnato l'umiltà. Questo, quindi io lo devo agli uomini, perché allora donne, certo, c'era Camilla Cederna, che dicevamo, però diciamo che noi dovevamo fare dei lavori molto più modesti. Quindi Camilla, che secondo me è stata il massimo del giornalismo, non solo femminile, di quegli anni, lei faceva politica e faceva questo lato debole. Questo lato debole in cui raccontava la società milanese, come poi nessuno mi è più riuscito, in maniera stupenda, con i disegni di Matera, come si chiama? Quindi, sì, a me me l'hanno insegnato l'uomo. Donne non troppo. Qualche dicevo, imparavo per esempio dalla Camilla Cederna, imparavo dei modi di dire che non usavo invidiandola, perché non volevo copiarla. Però mi sono permessa di cominciare a usarla dopo